Presidente, allora la provincia mette in campo ancora una volta un ottimo lavoro, c'è l'Istituto Genovesi, lo storico Istituto Genovesi, che si riqualifica anche con pochi soldi, diciamo così. Credo che questo è il percorso che la provincia ha iniziato all'inizio di questa legislatura. Recuperiamo un istituto storico nella città, proprio nel centro storico, ma pensiamo soprattutto ai giovani e alla scuola, perché la scuola significa proiezione verso il futuro, significa che verso i giovani abbiamo una predilizione particolare, perché oggi sono la nostra speranza. Maria Filippone, preside del Marine Curie, stamattina in visita presso il Genovesi come ex alunno. Quali le sensazioni e le emozioni che lei ha provato rientrando nella scuola? Molte. In questo momento sono ancora emozionata. Mi sono emozionata prima ancora di rimettere piede nella scuola, lungo la strada che ho percorso per tanti anni. Io qui sono stata alunna, 5 anni, in anni abbastanza remoti, ma sono stata anche docente per quasi 20 anni. Rivedere le due sale restaurate e destinate al loro giusto uso, rivedere gli affreschi restaurati, devo dire è un'emozione grandissima. Noi abbiamo il privilegio di fare un lavoro unico, lavorare nelle scuole, lavorare con i ragazzi, lavorare per il futuro. Angela Cortese, consigliere regionale del PD, ex assessore alla provincia all'edilizia scolastica, una delle persone che ha iniziato questi lavori che oggi si presentano. Quali le sensazioni e le emozioni nel rivedere finalmente completato quel lavoro che lei ha iniziato qualche anno fa? Ma veramente sono molto emozionata, perché nel 2005 noi abbiamo consegnato la scuola all'Istituto Genovese e il vero problema era completare il lavoro dei restauri. È stato accennato al grosso problema avuto con la sovrintendenza, che giustamente nella tutela di un bene storico e architettonico come il Liceo Genovesi ci ha tenuto a ripristinare tutte quelle che erano le condizioni, diciamo, di partenza dell'istituto stesso, e quindi diciamo problemi di quadri economici, problemi di progettazione, però devo dire che prima di andare via siamo riusciti, diciamo, a far decollare i lavori che oggi vengono consegnati, quindi è una grande soddisfazione vedere che anche l'amministrazione che ha fatto seguito alla nostra prosegua nella stessa scia. Assessore Di Stefano, la provincia stamattina ha consegnato finalmente i locali del Genovesi restaurati e ristrutturati, un lavoro imponente, importante per una scuola che ha tradizioni antichissime nella nostra città. È un momento straordinario che appartiene a un'attività importante che stiamo portando a conclusione proprio in questi giorni, che ovviamente viene da lontano. Questo poi è particolarmente significativo perché interveniamo su una struttura pubblica, su una struttura di grande tradizione. Questa è un'istituzione scolastica che nasce nel 1860 in un complesso monumentale che diciamo della fine del Cinquecento, e ha un particolare valore perché l'attività di restauro, soprattutto quando parliamo di patrimoni di tale importanza, ha un momento speciale, che è quello della fruizione, e quindi quale momento migliore quello di affidarlo a una struttura scolastica che viene attraversata e verrà attraversata da generazioni di ragazzi. La spesa non è stata eccessiva, ma il lavoro è stato svolto tutto dall'ufficio tecnico dell'amministrazione e credo che i risultati siano ottimi. I risultati sono straordinari. Io ho invitato tutti a verificare dal sito della provincia l'attività svolta e addirittura a scaricare gli elaborati di progetto, perché danno atto di una grande qualificazione del personale tecnico che vi ha operato. Tra l'altro la spesa, come mi ricordava, è notevolmente ridotta, perché non riguarda soltanto poi gli affreschi, i restauri di questi due grandi ambienti, ma c'è anche la ristrutturazione di un locale che è destinato a palestra e una più ampia struttura, che è quella del piano a mezzato, che ospiterà strutture destinate alla didattica.
Ingegnere Pasquale Gaudino, coordinatore dei lavori per la provincia di Napoli che sono stati eseguiti presso il liceo genovese di restauro e di ristrutturazione. In che cosa sono consistiti questi lavori? Sì, questi fanno parte di un secondo lotto di lavori, il cui primo lotto era quello del riammodernamento e della riqualificazione degli ambienti didattici, invece questo è stato specifico per quanto riguarda il recupero delle opere d'arte dell'Anfranco, del Battistello Caracciolo e degli stucchi della parte relativa sia all'oratorio dei nobili che all'oratorio delle dame. I lavori sono stati tutti eseguiti comunque da personale interno all'amministrazione? Sì, ovviamente l'ufficio tecnico ha partecipato in prima persona con il sottoscritto e con gli altri tecnici che mi pregio di dirigere e con l'ausilio chiaramente dell'alta sorveglianza delle sovrintendenze. Loro hanno avuto una sinergia con i nostri uffici e abbiamo raggiunto un prodotto di assoluta eccellenza e unico all'interno del patrimonio direi culturale e monumentale degli edifici napoletani.